La prima prova del Fosso Bergamasco, sono ormai 7-8 anni che sta prendendo sempre più piede questa manifestazione, quest'anno sono arrivati a 13 gare che fanno quasi tu sempre di venerdì sera, un bel circuito, delle gare tranquille, brillanti. Piacciono un po' a tutti perché si arriva, si fa l'iscrizione, mezz'oretta, via, partenza, gara, e ognuno fa in base alle proprie possibilità. Ci sono sempre comunque anche dei buoni atleti che prendono o per fare allenamento o anche per fare delle prove, dei test, e secondo me è sicuramente un circuito che fa bene all'atletica. La sfortuna, come diciamo in precedenza, che purtroppo domani, quantomeno, cioè la sfortuna appunto è che domani c'è una gara a Bergamo dei runner, quindi mancheranno tante presenze importanti. Esatto, domani sera a Bergamo c'è una gara importante, l'anniversario dei runner, il decimo anno della loro vita, e organizzano una gara su strada, quindi questa sera manca un po' di gente che hanno scelto, magari anche giustamente, di partecipare alla gara un po' più renumerativa di questa, e niente, comunque vedo che parecchia gente c'è anche qui anche stasera, e speriamo che vada tutto per il bene, insomma. Mattia Bonomi, qui vincitore, sei quasi più giovane di tutti e hai vinto anche nella tua terra, perché appunto sei del Gavertova, quindi una vittoria meritata. Sì, sono contentissimo, pensavo, è la prima gara che faccio qua del Fosso, è andata oltre ogni aspettativa, diciamo, ero anche indeciso se farla, sono venuto pensando che era una gretta così, poi alla partenza ho visto che era una bella gara, mi sono impegnato, è andata bene. In partenza, già la prima discesa qua a Semonte, eravate in un gruppetto di circa 7-8 atleti, davanti ne gareggiava uno che comunque non ha partecipato alla gara, tu sei sempre stato quasi vicino e alla fine quasi lo prendi. Sì, io non ho voluto staccarmi perché so già che staccandomi poi non sarei riuscito a riprenderli, e non ho nemmeno esagerato a tirare perché mi è già capitato altre volte di tirare all'inizio e poi non farcela più. Questa volta è andata bene, sono riuscito a tenere il giusto ritmo, anche grazie agli altri. Ci sono ancora 12 gare per quanto riguarda questo circuito, le farai tutte? Non lo so, non ho idea, proprio perché questa l'ho fatta così, devo ancora decidere. Il circuito com'era? Tosto ma giusto, un po' collinare, troppo piano non mi sarebbe piaciuto, era giusto per me. Visto che mi piacciono anche le gare in montagna, ero allenato giusto, diciamo.